Ciao a tutti, sono Natron e bentornati su Okami. E gameplay, quindi serie dedicata alla mia ragazza e gioco che sinceramente non credevo che potesse prendermi così. Incredibile, stavo guardando appunto il tempo di gioco e siamo tipo a 13 ore e mezzo di gioco, cioè veramente. Sì, qua sto registrando, è veramente incredibile. Come beh, comunque è molto bello, molto molto particolare. Allora, noi ci rimaneva, se non sbaglio, raccattare un cane. Dov'è la mappa del mondo però? Ah, zoom out. Sì, e quello sarebbe il villaggio Kamiki, sicuramente. Specchio sorgente, fonte di sirene, specchio supremo. Allora, sì, bisogna andare a. Sì, bisogna tornare indietro, dai, bisogna andare al. Secondo me, o alla pianura Shinshu. O come la chiamo io, piena della bonaccia, direttamente da Final Fantasy X, perché un po' me la ricorda. Addirittura al villaggio Kamiki, Kimikamiki, se non sbaglio. Forse, addirittura. Non lo so, però. Ah, qua c'è ancora l'orso. Vabbè, lasciamolo dormire. Ah, qua però si va. Ah, un secondo, bisogna vedere dov'è l'altro cane. Perché se è da un'altra parte, prendo la scorciatoia. Non vado davvero di qua. No, è là invece, in realtà, mi sa. Fatemi un po' vedere. Ah, abbiamo anche 9 animali. Ah, Jin significa giustizia. Mostrare compassione sia per i vivi sia per i morti. Tenerci così tanto da dare la propria vita in servizio. E poi abbiamo sbloccato un tomo di pesci. Ah, nuovo pesce. Killifish. Ok, simpatico. Ah, però ci sono anche altri. Pescione. Pesce che ha divorato il riflesso della luna sulla superficie dell'acqua. Niente, po' di meno. Allora, no, è là. Quindi volendo. Ma sì, andiamo qui, chi se ne frega. Ai, mi nuota. Mi nuota, non morire. Ferma, allora. No, devo fare così assolutamente. Ecco, devo controllare la direzione con il tasto, con la mano sinistra, e qua. Più o meno con la destra ho più libertà per saltare e fare cose e mi sento più libero. Dunque. Ah, loro li ho sfamati, sì. Potremmo anche andare là dal fabbro volendo. Però mi sa che il cane è di qua. Possibile. Fatemi un po' vedere. Ah no, è al villa. Ah no, al villaggio Kamiki. A sto punto. Possiamo andare a prendere. No, non abbiamo abbastanza soldi, mi sa. Perché l'ultima tecnica costa tipo 100.000. Cioè uno scosto veramente spropositato. Vediamo, infatti 100.000. Furia dorata, che è quella che fa guadagnare zanne, vero? Ah, premi B per insultare i nemici e ottenere zanne demoniache. Che tra l'altro non mi ricordo nemmeno. Ah, quante zanne siamo? Potrei andare a vedere qualche altro oggetto magari da prendere. Perché no? Ah, sì, volevo anche potenziare l'altra arma. Però mi serve la polvere dorata. Dunque, facciamo così. A 4 non c'è nulla, mi sa, ok. Ce ne andiamo un secondo qua dal mercante a vedere che c'ha. Già che ci sono, salvo. Così almeno. Poi mercante, fabbro e poi villaggio.
facciamo questo giro qua. Compro. A parte non so se c'è davvero. Non c'è da vendere neanche roba, mi sa. No, c'ho i pesci. Ah, il pescione costa pochi però. 5.000, va bene. Tesori, no, marea di tesori abbiamo da vendere. Ah, moneta delle sirene 1.000 costa. Vabbè, ne prendo giusto 5, dai. Tanto per averle là. I semi per ora... No, per ora siamo a posto, dai. Pensavo peggio. Beh, 1.000... Mi aspettavo 500, sinceramente, per la moneta, però... 1.000 si fanno abbastanza velocemente. Basta farmare un pochino... Ah, già. C'era la zona che mi ricordavo, che era quella dove abbiamo affrontato la regina dei ragni, che potevamo farmare la moneta. Questo tumore... Guarda qui, ho finito ora di cuocere il mio primo pezzo. Oh! Mio primo vaso collo azzurro. Amo i fiori, i vasi monofiori sono la mia specialità, lo puoi avere se ti piace. Grazie. Ah, così? C'è da dare. Scusate, c'è da dare da mangiare a sti visti qua. Ma ne avevo dato da mangiare a sti conigli? No. Ma è a monouso, cioè si può portare uno, si consuma, o bisogna fare tutto quanto il giro, fatemi capire. Allora, mi ricordo che c'era una di quelle statue qui vicino, dove avevamo fatto saltare il muro con la bomba, se non ricordo male. Se non ricordo male, poi magari c'è sta che dico una cavolata enorme. Ah no, eccola, no, non è questa. No, era di qua. Era dritto, mi sa, in quella zona. Ma poi ricordarsi che tutte le statue sporche, ma te la ricordare. E dove cavolo era ora? Ah, ok, tutto qua. Va bene. Guarda la statua guardiana adesso. Sta benissimo grazie a te. Vedi, anche il guardiano sta sorridendo. Ah, ok. Quindi lui ogni tot ci regala il vaso, credo. E noi possiamo andarlo a prendere e a portarlo. Mi ha fatto la ricordata a tutti i posti delle statue. Dovrei segnarmele da qualche parte. Allora, vediamo un attimo cosa ci dice. O magari possiamo anche acquistarle direttamente da lui, ma non credo. Vediamo, Sembra che tu abbia preso il vaso e l'abbia portato altrove. Immagino che anche i lupi apprezzino l'arte raffinata. Sì, ok, quindi ogni tot lui ci... ci crafta, diciamo, ci crea un vaso, ce lo dona e noi dobbiamo andare a... Cos'è quella scintilla nei tuoi occhi, cagnolino? Vuoi gareggiare? Ok, Ida, il fulmine gareggerà con te per i tuoi soldi. Dov'è il percorso? Pronti? Via! Po' fermi! Via! Non so dove, forse devo seguire il... Cazzo, è veloce. Arrivo, Ida, ti piglio, Ciao, Ida. Ci vediamo al traguardo. No, madonna di... Io vado, Non so dove, ma... Vado. Che sei ora, ma...
Che ha tagliato lui? No, non credo. Boh, non mi ha detto nulla, nemmeno dove è il percorso, nulla, zero. Credo che sia così da fare. Ho vinto. Dove cazzo è andato? Ma... Scusa un secondo, ma io l'ho passato. Ma da tanto che l'ho passato. Non ora, notte. Oh. Scusate però, Perché non riesco a capire, dove cavolo è? Dove cazzo è andato? Vabbè, non ho capito bene qual è il percorso, pazienza. Forse ho sbagliato, io non dovevo... Forse dovevo prima guardare dove andavo e poi... Boh, vabbè. Pazienza, andiamo avanti, che meglio. Allora qua dovrebbe esserci l'altro cane, in teoria. Credo. Sì, esatto, hai quattro punti, perfetto. Cioè, se deve succedere qualcosa, no, ecco pure questo. Questo cane è perso all'improvviso, quindi questo significa che c'è un cane. Che è qua. Ah! Ho capito chi è. È il cane del bimbo. Cosa le succede? Non ha mosso un muscolo. Che c'è il cagnolino? Non ha da fare come al solito? Hayabusa. Il cagnolino mi sta ignorando. Per quanto pensi di restartene seduto lì a far niente, mi fa venire in mente una statua che ho visto da qualche parte. Ma quello è il Fiutacani. Sei venuto per riportarmi dalla mia padrona? Hai sentito, Emmy? Devi essere in missione per conto della principessa Fuse se lo porti con te. Ma io non mi muoverò di qui, il festival sta per cominciare. Ah già, c'è il festival, è vero. Guerriero canino, ciù. Mi prendi in giro? Tu saresti uno dei guerrieri canini Satomi? Certo, non lo vedi. E stai ignorando la convocazione della principessa per aspettare il festival. Porti con te il Fiutacani, quindi devi sapere cosa comporta. I veri uomini risolvono le loro dispute la notte, da uomo a uomo a pugni. Ma a pugni va bene, ma la notte non l'ho mai sentito, sinceramente. Cioè, da uomo a pugni. Non intendevi forse da cane al lupo, a zampate? Ma vuoi lasciare che questa tempista ti tratti così, Emmy? Porca miseria. E va, combattiamo. Non riesci davvero a rinunciare a una bella scazzottata, vero? No, è il gioco che me lo impone, altrimenti non posso andare avanti con la storia. Facciamoli vedere cosa sai fare, dai, pestiamo il povero Chu. Io che tecnica avevo? Boh, non mi ricordo. Oh. Oh. Scava fosse? Ah, ma mi fa danno, ok. Ok, ho capito, ho capito. Devo schivare. Sono stato scemo io qua che non l'ho schivato. No, che succede? No! Mi ha fatto la pipì addosso. Mi ha fatto la pipì addosso e mi ha fatto perdere il potere. Ma che cazzo... Ho fatto schifo, ma ha anche fatto la pipì addosso. Pensate un po' voi. Maledetto cane. Infatti ho fatto veramente schifo. Ma chi se ne frega. Chi se ne frega.
Ok, credo che tu ci debba delle spiegazioni, cagnaccio. Perché stai ignorando la convocazione della principessa? Io non sono il vero Hayabusa. Ah. Il vero Hayabusa morì insieme al padre di Mushi quando furono attaccati dai mostri nel profondo della foresta. What? Riuscì a trovarli, ma giunsi troppo tardi. Con le sue ultime parole, Hayabusa mi spiegò di proteggere. Mi pregò di proteggere Mushi. Aveva previsto che una freccia sarebbe giunta dal cielo. Una freccia che avrebbe ucciso Mushi la notte della luna piena. Per questo motivo venni a vivere in questo villaggio. Ho atteso a lungo l'arrivo del festival e della luna piena. Nessuno si accorse che non ero il vero Hayabusa perché siamo della stessa razza. Ah, ecco. La notte del plenilunio si avvicina, non mi muoverò da qui. Il mio dovere è esaudire l'ultimo desiderio di Hayabusa. Devo proteggere Mushi, giustamente. Quindi ora ci dà la medaglia e quindi possiamo tornare dalla Beringipessa. Dalla Beringipessa possiamo tornare. Ho ottenuto Sfera della Lealtà. Abbiamo una sfera del potere Satomi, Emmy. Cos'era tutta quella storia sulla predizione di Hayabusa? Qualcosa a proposito di una freccia che avrebbe ucciso Mushi? Non è una storia molto felice per questo periodo di festa. Spero che non abbia a che fare con quella leggenda dei roci della freccia. Credo di sì. Ehi, Emmy, sembra che abbia trovato le tre sfere del potere Satomi che possedevano i guardiani canini. So che avremmo promesso di riportarle indietro i cani, ma beh, almeno possiamo riportare le sfere del potere alla principessa Fuse. Ma mi chiedo, pensi che riusciranno ad occuparsi di Emocremisi al Santuario del Vento? Ma ci penseremo noi, Emocremisi, ma figurati. Conosci quella vecchia leggenda, vero? Ogni anno la notte del festival, Orochi, un mostro orribile che vive in una caverna fuori dal villaggio, lancerebbe una freccia con una piuma bianca nella casa della vittima sacrificale prescelta. Quel ragazzino, Mushi, non potrebbe mai essere la prossima vittima, no? Di questo non devi preoccuparti. È mio dovere esaudire l'ultimo desiderio di Hayabusa. Devo proteggere Mushi. Io non me ne preoccuperei granché. Cioè, come potrebbe un vecchio cane mettersi a predire il futuro? Madonna però, che cattiveria gratis, mamma mia. Allora, qua non c'è ancora il festival, quindi potrei volendo anche tornare indietro. C'è da scavare però, fermi. Ok. Allora, torniamo indietro. Tanto qua è notte. Torniamo indietro dalla. Dalla principessa a riportargli il coso. Le tre sfere del sapere. Ah no, quello da già da mangiare. Ok. Tu non credo che vendi roba, vero? Fa vedere cosa vendi. Beh, monete delle sirene tutte. Ti vendo questa. E proseguiamo. Allora, dov'è ora? Bisogna vedere dov'è un laghetto delle sirene. Per utilizzare una moneta e fare un bel viaggio. Viaggio rapido, un bel viaggio veloce. Allora, mappa alla mano. Però voglio la leggenda. No. Dov'è? Specchio su fonte delle sirene. Ah no, è là. Ah, è qua davanti. Ah, ok, ho capito dov'è. Davanti al dojo. È davanti al dojo. Strano però che comunque boh, sinceramente la gara con il corriere non l'ho capita. Perché non c'era un percorso prefissato, niente del genere. Ah, tutto che corre. Vabbè. Allora, lui corre là, no? Scusate, no? Sì, va bene che è giorno, non mi interessa.
Ovviamente lui è sparito, vabbè. Ah, forse è sparito perché era diventato giorno. Quindi devo farlo o la sera oppure la mattina, secondo me. Uno dei due. Ok. Quindi torniamo al villaggio Tak, Valico Taka. Andiamo a parlare con la principessa. Aspettate un po', dov'è che siamo noi ora qui? Il Valico Taka, sì, ma dove? In che punto? Infatti basta guardare in alto per vedere. Ah, là c'è uno dei miei gatti. Di qua al villaggio. Sì, il villaggio Kusa, perfetto. No, non avevo un attimo, per un secondo non avevo ben inquadrato il punto del teletrasporto, del viaggio rapido, quindi mi era un attimo un po' stranito. Ma questo l'avevo dato da mangiare. A posto, allora possiamo anche andare avanti. No. Anche dei semi, buona. Possiamo ottenere dei semi dai rompendo i vasi. Buona a sapersi. 31.000 yen sono tanti. Ma comunque sono veramente troppi 100.000. 100.000 sono veramente, veramente troppi. Qualcosa di allucinante. Ah, vediamo se il venditore qua, il mercante, c'ha della polvere dorata. Così da vendere. Sì, cioè, io la prenderei. E andrei a potenziare. Allora, questa abbiamo potenziata. Belveringhia. No, allora, per ora io me la terrei. Perché per ora mi trovo bene con questa tipologia di armi qua, sinceramente. Quindi non voglio andare a potenziare un'arma che non la uso attualmente. Che non mi serve a nulla. Poi non so se le vai a potenziare tutte, sblocchi qualcosa. Non lo so, però per il momento una l'ho comprata e una me la tengo. Poi quando troveremo magari un'arma che magari è più forte e con cui mi trovo meglio, allora lì potremmo magari usarla per sbloccarne il vero potere. Non dai volo proprio. Siamo volati dentro direttamente la casa. Senta, principessa. Ma guarda, sono il mio lupo prediletto e l'insetto. Basta con questa storia dell'insetto. Devo parlarvi di tre guerrieri canini rimanenti. Sento che c'è qualcosa di diverso in loro. Non avete notizie sulle loro condizioni o su dove si trovino? Beh, a proposito di quello, abbiamo trovato gli altri tre, ma. Oh, li avete trovati? Beh, sì, è una storia un po' lunga, ma temo che non faranno ritorno. In compenso ci hanno dato le sfere del potere Satomi. Capisco. In effetti sentivo che i guerrieri canini erano in qualche modo cambiati. Forse hanno avuto un incontro voluto dal destino durante il loro viaggio. Magari si sono creati dei forti legami che non possono essere infranti. Esatto. Se viviranno lontano dalla casata Satomi, non ho che un desiderio. Vorrei che proteggessero la pace con il loro nuovo padrone, perché questo è il ruolo al quale dovranno adempiere. E quindi ora noi gli diamo le tre sfere del potere. Ok. Beh, ad ogni modo, tutte le sfere del potere Satomi sono state recuperate. Ora posso infrangere la barriera di Elmo Cremisi. Devo raggiungere il santuario. Voi dice nada, era io, no?
Wow, guarda che roba! Le sfere del potere ci stanno girando intorno. Com'è possibile che le sfere del potere vi abbiano accettato come il loro nuovo padrone? Padrone? Di cosa state parlando, signora? Porca miseria, signora! Nessuno sceglie se prendere le sfere, loro scelgono il padrone. Oh, mirifiche sfere del potere, cimeli della casata Satomi. Sono costoro che avete scelto per decidere il destino della casata Satomi. E quindi? Dovremmo quindi combattere quel coso di Elmo Cremisi. Le sfere del potere hanno scelto voi, io non ho alcun diritto di giudicarle. Ora, d'ora in poi, in parole povere, sono cavoli vostri, proprio detto tranquillamente, sono cavoli vostri. Affrontare Elmo Cremisi è la vostra scelta. No, bella, non è una scelta, è un obbligo, perché altrimenti qui non si va avanti col gioco. Tutto ciò che ora posso fare è pregare per la vostra buona sorte in battaglia. Insomma, per dire, ora se queste soft sono, vi hanno scelto le sfere, ora sono affari vostri, arrangiatevi. Che bello. Allora, dov'è che dobbiamo andare ora però? Dov'è il coso? No, dov'è la mappa? Balikotaka, di qua mi sa forse. Mi sa di qua. Credo, eh. Anche perché altre zone particolari con sigillo e cose non me le ricordo. Vabbè, a parte la grotta di. Lì della cosa della grotta lunare, quindi. Dovrebbe essere questo, in teoria. Sì, Santuario del Vento. Bene. Nuova zona, nuovi problemi. Susano. No, scusate un secondo, no? Cioè, non potevo. No, sì che potevamo entrare lì. Siamo noi tonti che non ci siamo andati. Non è che era chiusa, è quella che era chiusa. Stile Susano, monaco dormiente. Sa che è nascosto. Ma che. Va bene, guarda un po' che abbiamo qui. È di nuovo Susano. Oh spirito che corrompi la mia spada. Sono più vicino che mai. Qui al santuario del vento, dove la bestia ha la sua tana, la tua vera forma sarà rivelata. Questa barriera maledetta potrà bloccarmi la via, ma se prego a lungo ed intensamente, riuscirò eventualmente ad entrare. Ok. Quel pigrone sta parlando nel sonno, ma non sta dormendo, dai, cazzo, sta dormendo davvero. No, no, non quello. Per tutti gli dèi, giuro che non riuscirei mai. Pensavo che stessi solo parlando nel sonno, ma sembra alquanto frenetico. Sarebbe divertente se non fosse così triste. Sembra che ne stiano dando di santa ragione. Se lo attacco, che succede? Zero. Proprio zero. Ok. Là c'è qualcuno. Ehi, cos'è questo tizio? Posso vederli attraverso? Yatsu. Chi sei tu? Come puoi tu vedermi? Io sono Yatsu, lo spirito legato alla terra che infesta questo luogo. Molto tempo è passato dall'ultima volta che qualcuno si è avventurato in questo luogo. Spirito legato alla terra, Yatsu. Ok. Gli occhi mi hanno abbandonato, non posso più vedere. Al loro posto, gli occhi della mia mente possono giudicare la vera forma di una persona. Voi sembrate essere una fanciulla molto bella. Cosa vi ha portato al Santuario del Vento? Dovete lasciare questo luogo perché non è più il santuario degli dei. Ora è maledetto e sotto il controllo di un'orribile creatura. Questo non è un luogo adatto ad una bella fanciulla come voi.
Bella fanciulla, sto parlando di te, palla di pelo. Beh, Susanna non credo davvero, Tayson non ne parliamo. Io, cioè lei, in teoria è una dea, quindi donna. Questa però è una cosa molto carina perché vuol dire che lui riesce a vedere la vera indole, la vera essenza della persona. Quindi lui non vede un lupo, ma vede effettivamente, cioè, Amaterasu stessa, non... Come cavolo si chiama lui? Come cazzo si chiama? Shiranui, non Shiranui, ma Amaterasu, che appunto è una dea, è una donna. Che cos'è questo? Sembra che la fanciulla sia accompagnata da una cacolina. Che il villaggio stia andando quindi incontro alla sua fine. Caccoletta, meglio che non stia parlando di me. No, parla proprio di te, ragazzo. Difficilmente qualcuno ha visitato il santuario del vento da quando è stato maledetto. Quello strano uomo delirante laggiù è uno dei pochi. Egli ha meditato da solo all'entrata del tempio, ma il suo sonno è pieno di incubi che lo fanno urlare. Provo pietà per quel povero uomo e mi piacerebbe aiutarlo al meglio delle mie possibilità, ma quando cerco di scrutare i suoi sogni, una forza malvagia me lo impedisce. Quella cosa si sta facendo interessante. Chi è questo strano uomo? Ora che ci penso, Susanna disse qualcosa sull'essere posseduto e si sta comportando in modo assurdo, come quella volta che aiutò Kushi. Che cos'è questo? Percepisco un potere intenso. Mi sovvolge il tuo corpo. Potrebbero essere le sfere del potere Satomi? Bella fanciulla, le sfere sceglierebbero solo colui che è il nostro salvatore. Gli 8 colori di luce ne sono la prova vivente. Quantomeno potete passare salvatrice della casata Satomi. Buono, 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 ci può passare tranquillamente. Fate attenzione, bella fanciulla, il Mokremise è un avversario terribile. Si dice che quando il serpente a 8 teste fu ucciso 100 anni fa, il Mokremise emerse da un lago di sangue della bestia. Ah, sti cavoli! Non abbassate mai la guardia. Aspetta, 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 la porta per il santuario del vento si è aperta. Devo essere finalmente riuscito a comunicare con gli dèi. No, non hai comunicato con gli dèi. L'ora è giunta, spirito abietto. Ora rivelerò la tua vera forma. No, vabbè, aspetta. Quell'uomo non tiene la propria vita. Non lo so, fate attenzione, bella fanciulla. Il Mokremise è un avversario terribile. Ok, sì, questo si è già letto. Dice che abbiamo capito, ora smettere di cercare di spaventarci. Ok, andiamo avanti. Quindi Susano, comunque Susano ce lo troviamo sempre in mezzo. Probabilmente non è un caso. Non è un caso, che sia sempre in mezzo alla storia. Comunque ce lo troviamo sempre ovunque noi andiamo. Secondo me. Oh! Vabbè, quelli come si fanno a prendere? Ah, così, eh. Ok. Sacro S. Ok. Corona di toro. Per la libellula. Allora, vediamo un po' la mappa. Perché ci sono molte zone. Proviamo ad andare. Di qua dove si va, scusate. Boh, proviamo ad andare di qua. Vediamo un po' dove che si va. Passiamo, poi torniamo indietro, eh. Ah, è un...
c'ha un nome questo essere, però non mi ricordo ora. Oh. Non gli faccio danno. Ah, ok. La chiave esamina. Ehi, su questa chiave c'è una freccia esorcizzante. Scommetto che potremo usarla per aprire le porte sigillate con il potere del male. A parte sta affare, chi era? Vabbè, sconfiggeremo Cremisi, quello sarà capito. Chi ha una chimera? Non lo sapevo. Questa creatura è composta da parti di molte altre. Si finge un pentolone per ingannare i passanti. Si dice infatti che sia stata creata a partire da una vera pentola. Non può essere ferita fino a che resta coperta nel pentolone. Secondo la leggenda, colpirla ripetutamente la farà scolorire. Poi ti basterà squarciarla in due e guardarla svanire. Ok. Vabbè, abbiamo Chu, l'altro guerriero canino. Quindi abbiamo una chiave. La 40 no. Abbiamo una chiave. Ci sa che nel prossimo episodio già affronteremo Elmo Cremisi, eh. Credo, o magari... Non è vero mai, però non si sa mai. Tanto sicuramente prima della battaglia c'è un punto di salvataggio, sicuramente. Ovviamente il sentore del vento, però non c'è vento, quindi i mulini non vanno. Wow, guarda questo magnifico mulino. Quanto mi piacerebbe... pigiato per sbaglio, scusate. Ma non c'è un alito di vento nell'aria. Già, purtroppo non c'è. Ah, appunto. Ah, io direi che possiamo anche salutarci qua, visto che c'è un punto di salvataggio. Allora, apriamo questa intanto. Così intanto la apriamo. Guardiamo cosa c'è intorno. Prendiamo un po' di oggetti qua, vai, così almeno... di soldi. Ah, a parte abbiamo la borsa piena, quindi dunque io vi ringrazio per aver visto anche questo episodio. Niente, direi che noi ci vediamo alla prossima puntata, sempre su Okami. Ciao.